Abbiamo visto questa denuncia clamorosa di Giacomo Barzellotti, che vuol presentare la povertà come il dramma vivente e la cagione delle varie malattie. Questi congressi degli scienziati sono sempre più importanti, soprattutto perché segnano realmente l'inizio di una coscienza che da particolare, legata a un mondo di studiosi, diventa una coscienza di tipo politico, soprattutto perché si parla ormai di italianità, incontri degli scienziati italiani. L'incontro successivo sarà nel 1840 a Torino, e quindi vedete il coinvolgimento anche di Carlo Alberto, e l'incontro successivo ancora sarà nel 1841 a Firenze. E questo incontro fiorentino vedrà la consacrazione del personaggio più celebre, cioè del vero artefice della rinascita della scienza, del vero artefice del metodo scientifico, cioè di Galileo Galilei. Ma questo 1841 è un anno molto importante, che vede anche il coinvolgimento di uno degli esponenti del mondo finanziario toscano di maggior rilievo, un rappresentante che voi incontrate talvolta distrattamente, sempre uscendo da questo luogo. Perché come si chiama questo palazzo? Si chiama Palazzo Fenzi. Ma chi era Emanuele Fenzi? C'è il busto di Emanuele Fenzi esattamente davanti al portiere. Era un grande finanziere, un banchiere. E la banca Fenzi in questo momento è legata a un grande progetto che proprio nel 1841 vede la sua concretizzazione. E noi vediamo che nel 1841, però in un luogo lontano, a Parigi, viene pubblicato il piano di quella che è la più importante ferrovia toscana. Il piano è pubblicato nel 1841 a Parigi in francese, Chemin de Fer Leopold. Ma la ferrovia Leopolda, come verrà chiamata, è una ferrovia molto importante, perché si progetta una ferrovia fra la capitale, cioè tra Firenze e Livorno. I Fenzi furono i grandi protagonisti di questa avventura, loro furono i finanziatori della ferrovia, e non a caso, se voi uscendo dal dipartimento alzate gli occhi, voi vedete sulla porta d'ingresso una immagine specifica, vedete non uno stemma tradizionale, vedete una locomotiva che unisce due monumenti, il faro di Livorno e la cupola di Firenze, praticamente l'unione di queste due città. Livorno perché era così importante? Perché Livorno è il porto più importante della Toscana, quindi il luogo di traffico di tutte le merci. E molto importante, proprio nel 1841, in appendice a questo breve opuscolo, viene pubblicata la carta topografica dell'itinerario ferroviario. Quindi noi vediamo materialmente come viene progettata la ferrovia. È una ferrovia che unisce Firenze
e il Livorno, e questa ferrovia praticamente passa da Montelupo, passa da Empoli e prosegue Pontedera, eccetera. Quindi vedete una ferrovia che ancora oggi di fatto esiste e che viene progettata nel 1840 e che vede Emanuele Fenzi come grande protagonista sotto il profilo finanziario. Per quello questo palazzo diventa uno dei palazzi importanti della finanza toscana, proprio perché questo banchiere che opera a Firenze e a Livorno, questo è un dato molto importante, è figura di riferimento. E c'è un'altra famiglia che emerge in questo momento, una famiglia che si è sempre più affermata e che ha individuato in un'area toscana possibilità enormi di affari e soprattutto di produzione di un acido che aveva da molte applicazioni industriali. Questa famiglia è la famiglia de Larderel, una famiglia di origine francese, di imprenditori, e la famiglia de Larderel ha comprato terreni dove c'è degli affioramenti singolari, affioramenti di borace, i cosiddetti lagoni, e questa zona è una zona che prenderà poi un nome caratteristico. Questi affioramenti di borace sono poi caratterizzati da emissioni di vapore miste al gas. E questi fenomeni curiosi vengono chiamati soffioni che colpiscono la popolazione, quasi una zona infernale con questi soffioni, escono questi gas, c'è questo borace, e questo industriale compra quest'area pagandola anche prezzi modesti. E quest'area oggi come si chiama? Voi potete subito intuirlo. La famiglia de Larderel ha dato nome alla zona di Larderello. Di Larderello. E cosa produce de Larderel? Borace, acido borico. L'acido borico è ancora oggi usato in dermatologia, a usi medici ampi, ma viene soprattutto usato nell'industria. L'acido borico è molto importante per la produzione di ceramiche, porcellane, quindi è un prodotto di largo consumo industriale. E dove fissa de Larderel la sede della sua attività? E lui, per commerciare questo acido borico, si rivolge al luogo dove le spedizioni possono essere fatte in tutto il mondo. E questo luogo qual è? Livorno. Se voi andate a Livorno, voi trovate ancora oggi il bellissimo palazzo dell'Arderè. Voi potete vedere qui il Palazzo Fenzi, che è un esempio molto interessante di storia di quegli anni lontani. Anche nella stanza dove noi siamo, voi vedete un tipico soffitto degli anni 30-40 dell'Ottocento. Poi la cura particolare, vedete queste finestre e molte altre stanze. Se siete entrati nell'Aula Magna, l'Aula Magna è l'esempio più bello di quella che era una sala da ballo di ricevimento appunto dei banchieri Fenzi. Lo stesso fa de Larderel.
Ma De Larderet dove crea il suo palazzo? A Livorno. E il palazzo De Larderet a Livorno è un palazzo ben conservato, ma purtroppo invisibile. Invisibile perché il palazzo De Larderet è il tribunale di Livorno, dove uno entra, si è imputato il testimone e quindi si spera di non essere né imputati né testimone. E la cosa interessante, se capitate a Livorno, non dista molto dalla stazione ferroviaria, il palazzo De Larderet, dalla stazione si va verso il centro di Livorno, il palazzo De Larderet rimane sulla sinistra e si riconosce subito perché De Larderet ha voluto un frontone come un tempio, questo massiccio palazzo, un frontone come un tempio. E in questo frontone cosa c'è? Ci sono tutte le operazioni per ricavare l'acido borico. Quindi noi vediamo un laboratorio chimico. Praticamente De Larderet ha voluto la rappresentazione di un laboratorio chimico alla sommità del suo palazzo. Quindi è un palazzo molto interessante. De Larderet poi viveva a Firenze, oltre che a Livorno, e a Livorno crea questo palazzo, a Firenze ne compra uno di seconda mano, già costruito, però in un luogo importante. Qual è una delle vie più importanti ancora oggi di Firenze? Nel cuore della città, via Tornabuoni, via Tornabuoni. E il palazzo De Larderet, dove è naturalmente in via Tornabuoni, quasi di fronte alla chiesa di San Gaetano, quasi di fronte alla chiesa di San Gaetano. E De Larderet fu nobilitato da Leopoldo II. Come si chiamava la zona di questi affioramenti di borace, di questi soffioni? Non l'Arderello divenne l'Arderello dopo. Inizialmente questa era la zona di Monte Cerboli. E De Larderet fu nobilitato e ricevette un titolo. Quale titolo avrà ricevuto? Conte di Monte Cerboli. E naturalmente, diventando nobile, conte doveva avere uno stemma che indicasse la sua attività anche. E che stemma ha scelto De Larderet? Un soffione che esce dalla come un vulcano che erupta. E se voi andate in via Tornabuoni, voi vedete all'angolo di questo palazzo, si riconosce subito questo grande stemma, questo soffione. Era la casa di De Larderet e con indubbia continuità il palazzo a chi appartiene? Alla famiglia De Larderet, che ancora esiste e che ha ancora la proprietà di questo palazzo. Quindi Livorno come centro molto importante. Sono anni questi straordinari proprio perché vediamo in Toscana tante attività, tante trasformazioni che rendono questo paese un paese tecnologicamente avanzato. Anche le riunioni degli scienziati hanno proprio questo scopo. Ma si sta elaborando un grande progetto politico, non in Toscana, si sta elaborando soprattutto in ambito piemontese. E chi è l'artefice di questo grande progetto politico? È un sacerdote che si chiama Vincenzo Gioberti. E Vincenzo Gioberti trae ispirazione dai congressi di scienziati, trae ispirazione da tutto il mondo
ruota attorno a una unificazione italiana, una unificazione culturale, una unificazione scientifica, ma perché no, anche una sorta di confederazione. Il modello a cui si guarda è chiaro. Quale paese confederato è vicino ancora oggi? La Svizzera. La Svizzera è una confederazione. E perché non creare fra i principali stati italiani una confederazione? Come si incontrano gli scienziati che sono uniti dalla lingua italiana, dalla cultura italiana, così gli stati. E Gioberti è un sacerdote, a quale mondo guarda? Guarda al mondo della Chiesa, e Gioberti pensa alla possibilità di una confederazione che abbia una presidenza di grande autorevolezza, e questa presidenza non può essere che affidata al Papa. Gioberti scriverà un'opera celeberrima in quel momento del primato morale e civile degli italiani. Del primato morale e civile degli italiani. Dunque, vedete già nel titolo di cosa si parla? Di italiani. Ma le riunioni degli scienziati, che riunioni erano? Degli scienziati italiani. Cioè il termine italiano diventa qualcosa di straordinario, perché è l'unione, la manifestazione della unità di un popolo. E il primato morale civile, vedete, Gioberti, attraverso un'indagine del passato, cerca le ragioni della italianità e del primato della italianità. E questo libro, un libro di gran mole, un libro estremamente denso, vedrà la luce nel 1843. Ma dove pubblica Gioberti? Non pubblica in Italia, pubblica in un luogo che era allora un grande centro editoriale, un crocevia di culture, un crocevia di interessi, di affari, e questa città ha mantenuto ancora questo carattere. Non a caso voi la trovate oggi su tutte le pagine dei giornali. Bruxelles è sempre stato un crocevia di grandi relazioni, un crocevia di problemi politici, economici, culturali. E dove pubblica Vincenzo Gioberti il primato morale e civile degli italiani? A Bruxelles, perché Bruxelles era anche un grande centro tipografico. Ma in che lingua lo pubblica? Non in francese, in italiano. Che a Bruxelles si stampava tranquillamente anche in italiano. E questo, vedete, è un altro elemento. Cioè Gioberti, 1843, favorisce la diffusione di una nuova visione politica prendendo una grande città europea. Il dibattito che ciò suscita è enorme. Primato morale e civile degli italiani costituisce realmente un punto di svolta nella politica. Molti guardano alla possibilità di una confederazione, ma questa confederazione chi avrà come presidente? Il Papa. Ma in quel momento è Papa Gregorio XVI, un pontefice di Belluno, cappellare di Belluno, un uomo molto intransigente, un uomo rigoroso, un uomo legato a una vecchia visione della società e della Chiesa. Gregorio XVI, di fronte alle clamorose novità, oppone sempre un rifiuto. Il rifiuto più importante che Gregorio XVI porterà avanti è legato proprio
alla ferrovia. Gregorio XVI è un avversario dello sviluppo ferroviario. Vede nelle ferrovie un pericolo, vede nelle ferrovie qualcosa che porterà a una degenerazione dei costumi. Le persone si spostano più facilmente, poi uomini e donne vivono per ore a stretto contatto in un vagone ferroviario. L'anticamera del peccato. Gregorio XVI è poi nemico della comunicazione, sarà un nemico anche del telegrafo, per esempio. Quindi un pontefice molto particolare, e ci sarà uno scontro tra questo pontefice e un religioso francese, un religioso celebre, Félicité de Lamennais. E Lamennais è un personaggio molto interessante. Félicité de Lamennais, questo era il suo nome, si chiamava Felicità, pensate, un uomo che si chiama Felicità. E Félicité de Lamennais era stato avviato al sacerdozio proprio dal fratello. Il fratello era un religioso convinto, divenne prete e cercò di avviare suo fratello, che invece aveva un animo più inquieto, un animo di grande curiosità, proprio al mondo religioso. Noi sappiamo che il giovanissimo Lamennais era talvolta indisciplinato e per punizione veniva chiuso in biblioteca. E lui, per passare il tempo, che faceva? Era lì, leggeva. E si era fatto una cultura vastissima. Ma in particolare Lamennais era stato attratto soprattutto da un autore che non è propriamente legato al mondo cattolico romano. Lui era un grande studioso di Rousseau e Lamennais, spinto dai familiari, spinto dal fratello, si fece prete e fu un prete inizialmente molto fervente, un prete di grande cultura, ma negli anni 30 si avvicinò sempre di più a quelli che erano i gravi problemi sociali, alle ingiustizie sociali, e cominciò ad avvicinarsi Lamennais a quelle teorie che erano soprattutto di tradizione socialista. Quindi noi vediamo uno scontro fra questo sacerdote, Lamennais, celebre scrittore, e il Papa Gregorio XVI. Gregorio XVI fu drastico, condannò totalmente Lamennais e Lamennais uscì dalla Chiesa. Lamennais uscì dalla Chiesa, ma Lamennais si avvicinò ancora di più al mondo socialista. E Lamennais sarà, tra l'altro, l'autore di un libro che avrà grande fortuna, un piccolo libro che sarà pubblicato anche a Firenze, Il Libro del Popolo. Il Libro del Popolo. E come voi sapete bene, questi sono anni di grande fermento sociale. E questo libro, Il Libro del Popolo di Lamennais, è un libro che suscitò grande eco, perché è un libro di denuncia, un libro di provocazione. Schiavo una volta, poi servo molti anni,
ma sempre oppresso, ma sempre taglieggiato, ma sempre muto. Tu sei come un prato che segasi in primavera e che in autunno abbandonasi a un dente ingordo. Questo è il frutto che tu raccogli da ciò che per dileggio han chiamato affrancamento. Perché ti strascini tu fra tante pene e fra tanti dolori sotto la terra, che fu data retaggio a tutti gli uomini e che gli uomini dovrebbero percorrere da padroni? Perché in mezzo alle produzioni che spontanea somministra e che sono moltiplicate dai tuoi sudori, perché gemi tra le angosce della fame? Perché manchi tante volte di un tetto che ti protegga da rigidi venti, dalla sferza del sole estivo, dal verno? Perché ti manca una veste da ricoprire le membra estenuate mentre tu vivi, o un lenzuolo da involgere quando ti vengono gittate nella fossa comune? La pioggia che dalle nuvole cade rinfresca e disseta la pianta che umile si nasconde. E tu perché mai sembri più piccolo di un filo d'erba dalla provvidenza deserta? Dimmi, o popolo, cosa è divenuto il tuo diritto in questo mondo? Dimmi che la tua vita è solo una vita di fatiche e di stenti. Vedete, questo sacerdote come presenta il popolo. E questo testo sarà un testo che avrà grande successo e che tra l'altro sarà tradotto in lingua italiana e pubblicato anche a Firenze nel 1848. Pensate, 1848. Il 1848 è una data eccezionale, perché il 1848 è la data anche della pubblicazione di un testo che diventerà poi famosissimo ed è lo specchio di questo clima. Quale testo viene pubblicato nel 1848? Il manifesto del Partito Comunista di Carlo Marx. Quindi voi vedete che queste idee sono presenti anche nel mondo della Chiesa da parte di alcuni sacerdoti particolarmente aperti alle istanze di rinnovamento come la Menné. E la Menné condannato da Gregorio XVI. Dunque nel 1843, quando il testo di Gioberti viene pubblicato, molti dicono che Gregorio XVI non è il presidente ideale di questa realtà che si va configurando. Cioè la Federazione Italiana non può vedere in Gregorio XVI un personaggio di primo piano. Gregorio XVI ebbe altri meriti di cui ancora oggi godiamo, per esempio lui fu un grande cultore di antichità. E cosa ha creato? Qual è il museo della realtà museale vaticana più interessante per il mondo etrusco-romano? Il Museo Gregoriano. Il Museo Gregoriano è quello che ha più testimonianze etrusche proprio perché Gregorio XVI fece di tutto per raccogliere queste testimonianze, far fare nuovi scavi, e quindi noi troviamo il Museo Etrusco Gregoriano come testimonianza della cultura di questo pontefice, una cultura, come vedete, rivolta al passato, ma anche il passato presenta aspetti interessantissimi. Ma come ben sapete, i papi non sono eterni. Gregorio XVI muore, tutti gli occhi
sono puntati sul conclave e dal conclave riesce. Esce il conte Mastai Ferretti di Senigallia, che prende un nome e diventerà poi famosissimo, Pio IX. Pio IX. E l'apparizione di Pio IX è cosa eccezionale. Perché? Perché Pio IX è prima di tutto un uomo molto più aperto, molto più tollerante, e come inaugura il suo pontificato? Siamo nel 1846. 1846. Come inaugura il suo pontificato? Inaugura il suo pontificato con un atto clamoroso di clemenza, amnistia. Amnistia per chi si è macchiato di reati politici, quindi molti vengono liberati, ma soprattutto si dà inizio a una blanda libertà di Stato. Questo è il segnale veramente atteso. Dunque Pio IX è il Papa vaticinato da Gioberti, è il Papa che sembra incarnare la novità del momento. Quindi tutti guardano a Pio IX e si inneggia Pio IX nella maniera più incredibile. E Pio IX è un uomo che favorisce anche la modernità. Pio IX è un sostenitore, per esempio, di che cosa? Del treno. Ecco, vedete un rovesciamento della posizione. Voi sapete che dietro San Pietro esiste una stazione ferroviaria. Anche se tradizionalmente quando si va a Roma, per esempio da qua, che linea si prende? La linea che va a Tiburtina, stazione Termini e così via. Ma se noi, per esempio, veniamo da sud, veniamo dalla Maremma, noi possiamo andare a Roma e fermarci anche in quale stazione? San Pietro. Cioè si può arrivare dietro la Basilica di San Pietro. Chi ha voluto quella stazione? Pio IX, che si fece fare anche un treno speciale, si fece fare un vagone elegantissimo, proprio per lui. È un uomo molto aperto alle novità e, per esempio, una testimonianza, voi lo vedete, è un uomo che si fa anche fotografare. Ecco una foto di Pio IX. E questo fatto interessantissimo, cioè un uomo che vuole diffondere anche la propria immagine. Naturalmente, come spesso avveniva allora, non solo si faceva la foto, ma la foto veniva ritoccata. Vedete, è stato fatto l'abito rosso, il mantello rosso del Papa, c'è un fondo oro di antica tradizione dietro al Papa, emerga di più. E quindi noi cominciamo a vedere un entusiasmo impressionante per Pio IX, un entusiasmo che coinvolge gli strati più vari della popolazione e gli stati che vedono, secondo quanto posto da Gioberti, una concreta possibilità per creare realmente una confederazione italiana. Leopoldo II è fra i grandi sostenitori di Pio IX in questo momento. Leopoldo II è un uomo di grande devozione, un cattolico romano di grande osservanza, e vede nel Papa Pio IX anche il protagonista della nuova stagione politica italiana. Ma Leopoldo II in questo momento è preso da un altro problema, che lo affascina enormemente: la possibilità di ottenere Lucca. Lucca di chi era? Lucca, in seguito al congresso di Vienna,
era andata a finire a Maria Luisa di Borbone e al figlio Carlo Lodovico, cioè ai sovrani di Etruria. Nel 1814 si era posto il problema della sistemazione di Maria Luisa di Borbone e del figlio Carlo Lodovico. Era stata individuata Lucca, quindi non fu ripristinata l'antica Repubblica di Lucca, ma semplicemente fu creato un ducato. Ma singolarissima è la personalità di Carlo Lodovico di Borbone. Carlo Lodovico di Borbone aveva ricevuto una ottima educazione, era prima di tutto poliglotta, parlava correntemente le lingue che erano connesse alla sua origine, lo spagnolo, perché era di fatto spagnolo, l'italiano, perché si trovava in Italia, e aveva poi aggiunto l'inglese, il francese, il tedesco. Conosceva anche la lingua ebraica perché aveva passioni per studi religiosi. E lui aveva una consuetudine che indubbiamente possiamo comprendere, ma una consuetudine molto costosa, costosissima. Non amava gli alberghi e viaggiava costantemente in Europa, dove si trovava a casa, anche per le sue possibilità linguistiche, e aveva voluto un palazzo a disposizione in tutte le principali capitali europee. Quindi aveva un palazzo a Vienna, aveva un palazzo a Berlino, aveva un palazzo a Parigi, aveva un palazzo a Londra, aveva un palazzo a Amsterdam. E questi palazzi come erano? Erano naturalmente forniti di tutto per l'arrivo del duca: carrozze, servitori, tutti ambienti perfetti. Quanto costava il mantenimento di questi palazzi in tutta Europa? Cifre altissime. Ma lo stato di Lucca, dove lui aveva più palazzi, compresa la costa, Viareggio era il mare di Lucca, sostanzialmente Viareggio era il porto di Lucca. Lo stato di Lucca era uno stato modesto e le risorse dello stato non erano sufficienti per quello che riguardava il tenore di vita di Carlo Lodovico. Cioè Carlo Lodovico si atteggiava a quello che poteva essere stato un sovrano come Luigi XIV, ma le entrate della Francia non erano certo le entrate di Lucca. Quindi i ministri fecero presente a Carlo Lodovico che i problemi statali erano dei problemi assillati dal punto di vista di bilancio. Lui disse: ma io ho cose superflue. Per esempio, la Pinacoteca di Lucca a me non interessa. E vendette la Pinacoteca di Lucca. Questo fu semplicemente un episodio modesto. Il ricavato della Pinacoteca di Lucca non poteva essere certo sufficiente. E a cosa penso? Unico fra i sovrani al mondo, pensò a vendere lo Stato. Generalmente un sovrano non pensa a vendere lo Stato. Lui disse: ma veramente a me interessa lo Stato di Lucca? No, a me interessa più avere un tenore di vita confacente alla mia personalità. E quindi decise di vendere lo Stato di Lucca. Venderlo a chi? Ma c'era un acquirente pronto. Chi voleva Lucca? Leopoldo II, che aveva il sogno di estendere praticamente a tutta la Toscana il suo potere. Voi potete immaginare
vedendo la carta della Toscana, che nella carta della Toscana mancava un pezzo considerevole, cioè Lucca, la Lucchesia di Areggio. Questo è il tratto di territorio. Quindi iniziarono delle trattative. Ma quanto costa uno Stato? Noi parliamo sempre, vedete, di conquiste militari degli Stati. Non parliamo di vendite di Stato. Solo alcune cose sono state vendute nel passato. Pensate, la Repubblica di Genova vende la Corsica alla Francia, un caso specifico. La Corsica era genovese, non era francese, fu venduta tra l'altro 3 anni prima della nascita di Napoleone, altrimenti Napoleone sarebbe stato italiano e non francese, vedete? E quindi sostanzialmente la vendita di Lucca, come conteggiare il valore dello Stato, furono fatte stime, perizie, e un costo, cioè per le stesse casse toscane non era possibile. E allora fu raggiunto un accordo, una grossa cifra in denaro, e poi un appannaggio ricchissimo, che sarebbe stato pagato annualmente a Carlo Ludovico. E questo accordo quando viene raggiunto? Viene raggiunto nel 1847, vedete, siamo proprio in questo periodo, e nel 1847 Carlo Ludovico cede Lucca, e ci sono tutti i conteggi per ciò che lui deve avere di arretrati, per tutti i suoi diritti. Carlo Ludovico però è felicissimo perché si è liberato di uno Stato che non gli interessava, di tutte le incombenze di questo Stato, e gode di una rendita altissima, e ha una cifra enorme in denaro che gli può consentire una vita serena. Però è un uomo fortunato, Carlo Ludovico, ma anche sfortunato contemporaneamente, perché in base agli accordi del Congresso di Vienna, cosa era stato pattuito? Era stato pattuito che Parma e Piacenza venivano date temporaneamente alla moglie di Napoleone, ormai ex moglie, Maria Luisa d'Asburgo, e che alla morte di Maria Luisa d'Asburgo sarebbero andate Parma e Piacenza a Carlo Ludovico con il titolo ducale. E Maria Luisa d'Asburgo, quando muore, muore nel 1847. Per cui Carlo Ludovico si è liberato di Lucca e riceve un altro Stato, Parma e Piacenza. Questa volta però ha un figlio grande, affida a lui Parma e Piacenza, e lui non vuole dedicarsi più alla vita politica, ma vuole dedicarsi a una vita di viaggi, di conoscenze, di piaceri. E 1847 è dunque un anno molto importante per Leopoldo II. Leopoldo II tiene Lucca. I lucchesi, sempre nemici dei fiorentini, sono costretti a essere amministrati, governati da Firenze. Un lutto incredibile per questa Repubblica fierissima. Pensate che nel passato i lucchesi, per differenziarsi proprio dai fiorentini, a differenza di quello che era stato scelto in Toscana, avevano un proprio calendario di
diverso da quello fiorentino. Cioè l'anno a Firenze iniziava il 25 marzo, il Capodanno fiorentino era il 25 marzo, questo fino al 1750, quando Lorena impongono il calendario che di fatto era in uso a Vienna con inizio dell'anno, come ben sapete, primo di gennaio. Nel passato, nei vari luoghi, invece potevano esserci varianti. Noi oggi siamo abituati a considerare tutto il mondo con inizio dell'anno, primo di gennaio. Nel passato questo assolutamente non esisteva. L'anno quando cominciava a Firenze, a Siena, a Piombino, che era uno stato indipendente, il 25 marzo. Quindi l'anno, per farvi capire bene, l'anno 2015 in cui siamo, quando è cominciato, secondo il vecchio calendario fiorentino, il 25 marzo? Il 23 marzo, che noi diciamo 2015, era invece 2014, perché l'anno comincia, e invece i lucchesi, per differenziarsi dal resto della Toscana, facevano cominciare l'anno per Natale, 25 dicembre. Per cui uno andava a Lucca il 26 dicembre del 2014, per farvi capire bene, e gli dicevano: siamo nel 2015 a Lucca. Veniva a Firenze e gli dicevano: siamo nel 2014 fino al 25 marzo, quando cambierà l'anno. Quindi lucchesi e fiorentini divergevano anche per una parte dell'anno, vedete, proprio una profonda differenza. Ma il 1847 è un anno straordinario per le grandi trasformazioni. Si afferma sempre più quello che era il mondo che Gioberti aveva ipotizzato: una maggiore unità fra gli stati italiani, un peso sempre maggiore della Chiesa. Pio IX rappresenta realmente collante con una nuova realtà. Pio IX aperto, tollerante, maggiore libertà di stampa, maggiore tolleranza per tutte le nuove idee. E cosa matura nel 1847? Matura l'idea di una svolta nell'apparato che rappresenta l'apparato di controllo, ma anche l'apparato di repressione, cioè la polizia. Nel 1847 noi vediamo la creazione, nelle varie località che sono più sensibili a questi aspetti di rinnovamento, di una nuova polizia. Questa nuova polizia ha un nome famoso, è la Guardia Civica. La Guardia Civica. Qui a Firenze, per esempio, Leopoldo II cancella la vecchia polizia. La vecchia polizia viene smantellata, gli esponenti della vecchia polizia vengono inviati in pensione o vengono dati altri incarichi e viene creata la Guardia Civica, che è una nuova polizia, soprattutto composta da cittadini che hanno a cuore l'ordine pubblico, che hanno a cuore la società in cui vivono. Quindi una polizia che non è tanto l'espressione del potere granducale quanto l'espressione delle comunità dove la polizia viene creata. Quindi nelle varie cittadine di maggior rilievo, i cittadini che si sentono pronti a difendere l'ordine pubblico, a curare gli interessi comuni,
si iscrivono alla Guardia Civica e ricevono una istruzione di tipo militare per essere pronti a tutti gli interventi. E chi è il comandante della Guardia Civica? Leopoldo II, il Grande, che si fa fare una divisa della Guardia Civica, e in una grande cerimonia che si svolgerà a Firenze proprio nel 1847, si presenta al pubblico come comandante della Guardia Civica. Questo suscita un clamore generale. Il Granduca fa autore delle nuove idee. La Guardia Civica viene creata naturalmente anche nello Stato della Chiesa. Viene creata anche da Pio IX. Questa è una grande svolta, vedete, una grande svolta. 1847, una nuova polizia, una polizia più aperta, più tollerante, che comprende più i bisogni della gente e che ha una presa diretta con le varie località, perché è espressione delle varie località. Naturalmente non manca chi subito si inserisce, e nel 1847 noi vediamo, per esempio nel caso fiorentino, una opera che è istruzione teorica per le guardie civiche. È realizzata da un ufficiale in pensione, si chiama Filippo Sterbini, e Filippo Sterbini crea questo trattatello, vedete, un piccolo manuale tascabile sulla preparazione della Guardia Civica, della Guardia Civica Toscana e della Guardia Civica Romana, e della Guardia Civica Romana. E questo è un trattatello molto interessante, soprattutto perché è corredato di tavole e si spiegano tutte le operazioni militari, vedete, sapevano le operazioni militari, con figure, in modo che chi si iscrive alla Guardia Civica abbia un'idea di come deve comportarsi. Ma non solo, si vuole una preparazione di tipo militare per l'utilizzo delle armi, si vuole anche una preparazione teorica se si deve marciare, se si deve fare delle parate. Ci sono delle tavole riassuntive molto schematiche, vedete, con i passi da compiere per le varie esercitazioni. Quindi noi in pratica con questo manualetto dello Sterbini, in pratica cosa vediamo? Vediamo l'inizio, sì, di forze che sono delle forze ufficialmente di polizia, ma in realtà il coinvolgimento in una preparazione militare di cittadini volontari che si offrono per disciplinare l'ordine pubblico. Una preparazione militare della cittadinanza. Questo è il preludio a che cosa? È il preludio alla organizzazione militare più ampia. Perché di cosa si sta sempre più parlando? Di una reazione militare per dare agli italiani la reale possibilità di creare la Confederazione. Perché l'unica condizione reale per creare la Confederazione qual è? Eliminare gli austriaci. Quindi fare una guerra di indipendenza. E questa guerra di indipendenza comincia a maturare sempre di più, e questa guerra di indipendenza maturerà gradualmente, ma prima di tutto
innanzitutto cosa occorre? Non solo creare una struttura militare, ma occorre anche dare a queste popolazioni un profondo senso civico, legare queste popolazioni ai propri sovrani e far capire che questi sovrani sono realmente l'espressione dei tempi che sono cambiati. Questi sovrani, Leopoldo II, Carlo Alberto, il Papa, che sovrani sono? Sono dei sovrani assoluti. E che vuol dire essere sovrani assoluti? Significa poter fare quello che si desidera. Naturalmente noi pensiamo che un sovrano possa avere una intrinseca disciplina, il buon senso, il buon gusto, l'educazione, lo presupponiamo. Ma Carlo Ludovico perché ha potuto vendere lo Stato? Perché è un sovrano assoluto. Chi può dire a un sovrano assoluto cosa deve fare? Nessuno. Il sovrano assoluto ha un potere che gli deriva da chi? Da Dio. Solo Dio può dire a un sovrano assoluto. E c'era stato un caso del passato naturalmente, ma un caso molto interessante che aveva fatto aprire gli occhi anche sull'autorità del sovrano assoluto, proprio qui in Toscana, perché nel 1709 era venuto in visita qui a Firenze il re di Danimarca. E questo re di Danimarca era stato protagonista di un caso bellissimo che aveva fatto capire cosa significa il potere assoluto. Il re di Danimarca amava molto le donne, non possiamo dire niente. Si era sposato. Però dopo essersi sposato si era perdutamente innamorato di un'altra donna. E cosa aveva detto? Io voglio sposare anche questa. Ma i giuristi di corte gli avevano detto che maestà, vige la monogamia, ci si può sposare una sola volta. E il re aveva obiettato, certo, questa è la regola per tutti i sudditi. Mica per il re. Io mi sposo due volte. Cosa dissero i giuristi? Lei può, perché è un sovrano assoluto. Quindi si sposò la seconda volta. Disse con garbo, io ho sposato la prima moglie con la mano destra, sposo la seconda con la mano sinistra. Poi, dopo poco tempo, si ricordò di una giovane che aveva conosciuto in un viaggio che lui aveva fatto in Toscana quando ancora non regnava. E questo ricordo di questa giovane cominciò a essere sempre più insistente. Ma che fine aveva fatto questa donna? Prese delle informazioni, poverina, aveva fatto una fine come talvolta era consuetudine nel passato. Era stata messa in convento, era suora di clausura in Borgo Pinti nel convento di Santa Maria Maddalena de Pazzi. Però il re non si perse tanto, venne in Toscana. Si presentò nel 1709 qui per una visita ufficiale, accolto da Cosimo III nella maniera più entusiasta. Il re di Danimarca arrivava in visita a Firenze. Il re si trattenne e chiese poi un favore. Andare nel convento di Santa Maria Maddalena de Pazzi a parlare alla monaca Maddalena Trenta, questo era il nome di questa non più giovinetta che era suora di clausura.
Bisognava accontentare il re. Ma il re cos'era? Pensate. Bigamo dichiarato. Luserano. Ma era un re. Si poteva dire di no al re di Danimarca? No. E quindi il re entrò in convento e parlò alla monaca Trenta. Sicuramente qual era l'intento del re? Di far uscire la monaca e di portarla in Danimarca. Forse avrebbe sposato anche lei, non si sa con quale parte del corpo, ma lui era indubbiamente di un uomo di grandi risorse. Ma questa monaca reagì in una maniera inaspettata. Dette al povero re una cosa che ogni uomo innamorato mai vorrebbe ricevere. Cosa dette al re di Danimarca? Un crocifisso. E gli disse: questo è mio marito, mi dispiace. E lui rimase con un crocifisso in mano. E con due mogli. Certamente. Rimase malissimo. Il granduca Cosimo III cercò di consolarlo in tutti i modi. Feste, banchetti. Trovò però un argomento molto interessante che oggi viene sempre riscoperto dai produttori di vino toscano. Cosa fu regalato al re di Danimarca perché si consolasse? Una collezione completa dei migliori vini toscani in fiaschi ricoperti d'argento. Il re beve un vino, un altro vino, e disse: quei vini erano straordinari. E praticamente con quello, secondo la tradizione, si consolò. Questo è un punto interessante per farvi capire che un sovrano assoluto poteva fare ciò che desiderasse. Questo fu messo in discussione. E quale realtà nasce ora? Siamo all'inizio del 1848. La disciplina del sovrano. Non solo il sovrano deve essere più aperto, più tollerante, ma deve avere dei vincoli, dei limiti. E questi vincoli, questi limiti, da cosa devono essere espressi? Dalla legge fondante dello Stato, dalla legge costitutiva dello Stato. E questa legge costitutiva dello Stato come si chiamerà? Costituzione. Vedete, il termine Costituzione indica proprio la legge costitutiva dello Stato. Perché la Costituzione cos'è? Una legge. La legge costitutiva dello Stato. Quindi questi sovrani cominciano a entrare nell'idea di favorire una Costituzione. E la Costituzione sarà emanata proprio durante il 1848 dai grandi protagonisti di questa stagione: Leopoldo II, Pio IX, Carlo Alberto e persino il re di Napoli, Ferdinando II di Borbone. Quindi noi vediamo nella prima parte del 1848, la Costituzione in Toscana sarà approvata in febbraio, noi troviamo questi grandi protagonisti, Leopoldo II, Carlo Alberto, Pio IX, Ferdinando II di Borbone, pronti a limitare il proprio potere assoluto e soprattutto a fare in modo che l'esercizio del potere sia temperato da un organismo di cui ancora oggi voi sentite sempre parlare. Questo organismo qual è? È il Parlamento. Cioè la Costituzione ha come fondamento la creazione di un Parlamento con rappresentanti eletti che possono costituire una realtà intermedia fra l'autorità del sovrano
e le esigenze dello Stato e della popolazione. Quindi 1848, un momento straordinario proprio per l'apertura verso la maggiore novità. La guerra è alle porte, guardia civica, costituzione, tutto un fermento nuovo, e la guerra scoppierà. Ma questo lo vedremo meglio domani. Quindi domani riprenderemo il discorso e vedremo meglio la campagna del 1848, a cui anche Leopoldo II parteciperà direttamente. Avete delle domande? Una curiosità, perché Gregorio XVI ce l'aveva col telegrafo? Perché era sempre una fonte di comunicazione di notizie, notizie che potevano essere le più varie, cioè tutto ciò che creava un'alterazione di un ordine, che doveva essere un ordine costituito senza particolari apertura. Come del resto oggi, alcune persone molto chiuse sono contrarissime a internet, sono contrarissime a tutto ciò che è comunicazione, vedete? È un po' la stessa cosa. Quindi anche il telegrafo veniva visto come una fonte di alterazione di un vecchio ordine, la paura del nuovo. Invece l'Inghilterra, la regina aveva, insomma, diciamo, il potere reale era già limitato. In Inghilterra il potere c'era la Magna Carta, era già limitato, non già era più stato con la Magna Carta, siamo nel 200, una diminuzione dell'autorità totale del re, ma soprattutto la rivoluzione del 1640 e poi quella del 1688 avevano ridimensionato il potere del re e accresciuto il ruolo del Parlamento. Quindi il problema della costituzione di questi altri stati è anche un problema legato a ciò che era già avvenuto in Inghilterra e a ciò che era già avvenuto in Francia o la rivoluzione, perché la vera ragione della rivoluzione del 1789 è la creazione di una monarchia costituzionale. Inizialmente il potere del re non era mai stato messo in discussione, si voleva una monarchia costituzionale. E l'Austria invece in questo contesto rimane se? Rimane l'Austria, però l'imperatore comincia anche lì, nel 1848 sarà un momento anche lì di grande fermento, perché c'è una circolazione di idee in Europa. Grazie.